la dipendenza dei social network. La verità è che noi utilizziamo troppo il telefono. Anche quando andiamo in un ristorante, ma ci avete fatto caso? Cioè, arriva una pietanza a tavola, la prima cosa che facciamo qual è? La fotografia. Ma com'è possibile? Tieni una parmigiana invece di mangiartela, tu che fai? La fotografia. Ma perché non la vedi più? È successo pure a me. Tenevo una spigola a tavola, addirittura ho fatto 10 fotografie. Ne volevo fare un'altra, mi ha fermato la spigola. Ma mi vuoi mangiare o no? Disse la spigola. E mi ha sfastriato. Per concludere, voglio condividere un articolo che mi ha emozionato molto, che ho sentito tramite Google, dove praticamente parla di questo ragazzo che dice... Cioè, ha molti like, ma pochi amici. E ad un certo punto ha spento il telefono e si è accesa la vita. Viene quel momento in cui appunto non funzionarono più i social media. E il ragazzo stava in una piazza e disse ad un poliziotto: venitemi a prendere, ho paura, non mi funziona più Facebook, WhatsApp, Instagram. Disse al poliziotto: ma dove ti trovi? E rispose il ragazzo: nella realtà. Ecco, allora, no, tra l'altro il monologo di Antonio è tratto dall'ultimo spettacolo di Alessandro Siani, quindi c'è un tema molto molto importante.